In questo intervento di apertura volevo gettare un po' le basi anche di molti degli argomenti che verranno discussi successivamente. Parleremo oggi molto di open science e spero che ci lasceremo un po' alle spalle la parte di riproducibilità invece di dati scientifici, insomma la crisi da cui stiamo arrivando. Innanzitutto la prima domanda che mi sono posta è se ci fosse effettivamente questa crisi di riproducibilità dei risultati, se la ricerca in qualche modo non riesce a riprodurre i risultati che produce, che leggiamo tutti i giorni sulle pubblicazioni. Allora, ci sono al momento due tipologie di studi che cercano di capire se è possibile riprodurre i risultati scientifici del nostro settore. Studi di tipo meta-analitico e studi di tipo empirico. E in entrambi i casi c'è una forte convergenza sul fatto che una buona parte dei risultati che sono là fuori, che leggiamo nelle pubblicazioni, non sono replicabili. Al di là del capire quanto è grande questa crisi di replicabilità dei risultati, è vero che tutta questa sofferenza che c'è stata in questi ultimi anni ha portato a rivelare una serie di meccanismi malfunzionanti nel nostro modo di fare ricerca, ed è questo che mi piacerebbe si discutesse oggi in particolare. Questo è un esempio di studio, diciamo, meta-analitico. Ioannidis lo conosciamo tutti, è una delle persone che più calca sulla crisi di riproducibilità dei risultati scientifici. Questo è un lavoro dell'anno scorso, è l'ultimo che ho trovato, mi pare l'ultimo che abbia fatto, e che sostanzialmente andando a studiare tutti i valori statistici riportati nei vari lavori, dice che una buona percentuale dei risultati, vedete sotto c'è scritto il 50% dei risultati di letteratura, sono falsi. Questo lo sostiene per la letteratura di tipo psicologico, ma dice forse va anche peggio se ci muoviamo nelle neuroscienze. Di lì è ancora un terreno inesplorato, la psicologia è stata molto invece esplorata negli ultimi anni. Questo invece è un esperimento di replica empirica, qui si è proprio riprodotto in laboratorio delle ricerche, è il più grande, il più citato esperimento di replica empirica degli ultimi anni, 100 esperimenti di letteratura a campione riprodotti da un team molto largo di ricerca. E anche in questo caso replicabilità dei risultati ottenuti, dei risultati pubblicati, molto bassa. Tra l'altro, quando poi si parla di replica empirica, diventa anche difficile quantificare cosa non è stato replicato, se non è stato replicato. Vedete che per esempio nell'abstract gli autori riportano sì dei valori di tipo statistico, ma anche delle misure soggettive, chiedendo agli autori se sostanzialmente certi risultati sono stati replicati, chiedendo agli autori originali, ma secondo te ti abbiamo replicato oppure no? Comunque anche qua numeri molto bassi, ci aspettiamo una replicabilità dei nostri risultati di circa il 95% stanti gli attuali standard statistici, otteniamo una replicabilità dei risultati molto molto più bassa. E perché siamo arrivati a questo punto? Le cause che ci portano a questa mancata replicabilità secondo me sono di due tipi, anzi secondo molti. Cause di tipo esogeno e cause di tipo endogeno. Da una parte il comportamento del ricercatore che era sbagliato, che si è rivelato sbagliato, e dall'altro anche l'ambiente che in qualche modo ha contribuito che il ricercatore agisse ancora di più su queste storture del metodo scientifico per ottenere certi risultati. Le origini endogene, i comportamenti del ricercatore, diciamo, io adesso ne riassumo alcuni, ce ne sono tantissimi. Ci sono liste intere, adesso c'era anche un articolo su Frontiers che mostrava tantissimi problemi che ci possono essere in ricerca. Io vi evidenzio i principali: hacking, p-hacking, publication bias, statistical issues. Vi riporto aneddoticamente questo passaggio molto famoso di un libro di BEM del 1980, dove sostanzialmente si suggeriva agli studenti di dottorato come fare ricerca. Ed è quello che facevamo anche noi in laboratorio: prendiamo i dati, dividiamo i sessi, guardiamo destra, sinistra, alti contro bassi, biondi contro mori, eccetera, eccetera. L'ultima frase è interessantissima: andate praticamente andate a pescare sostanzialmente, cioè cercate, andate a caccia di risultati, qualunque essi siano, non è importante che cosa trovate. E questo è un libro che veniva studiato a livello di dottorato, cioè non stiamo parlando di consigli raccolti su
punti di poco valore. Purtroppo, molto recentemente, molto più recentemente, qua siamo BEM 1980, adesso non mi ricordo l'anno esatto, però 2011, Simmons dimostra che tutta questa flessibilità, questo analizza i sessi separatamente, guarda i biondi contro i mori, fai questo, fai quell'altro, eccetera, eccetera, in realtà offre al ricercatore milioni di gradi di libertà, ed ecco che sostanzialmente, dicono questi autori, questa flessibilità ci permette di presentare qualunque tipo di risultato come significativo. Dato un set di dati dove non c'è nulla, se noi abbiamo abbastanza parametri nella manipolazione statistica, possiamo arrivare comunque a ottenere qualcosa di significativo. E addirittura in questo esperimento riescono a dimostrare l'impossibile. In un esperimento dimostrano sostanzialmente che si riesce a ridurre l'età anagrafica dei soggetti che hanno partecipato all'esperimento, senza entrare molto nei dettagli. Ma noi cerchiamo di produrre risultati positivi, risultati eclatanti, perché effettivamente ce lo chiedono anche le riviste. Le riviste negli ultimi anni ci hanno chiesto di proporre risultati positivi, risultati che rifiutano l'ipotesi nulla sostanzialmente. E i risultati devono essere nuovi, sempre positivi. E c'è stato un po' in letteratura questo rifiuto sostanzialmente del piattume, della ricerca che non porta a nulla, del buco nell'acqua. Poi ci sono problemi di tipo statistico, utilizziamo secondo me per la maggior parte male la statistica che abbiamo a disposizione. L'N modale degli esperimenti di psicologia è 15. Può essere un numero sufficiente forse per certi effetti, ma sicuramente insufficiente per la stragrande maggioranza degli effetti di psicologia. Poi ci siamo affidati troppo all'approccio di tipo frequentista, associando molto spesso la significatività alla verità. Se è significativo, è vero. Un'equazione che facciamo ampiamente nei nostri processi mentali, ma che non è vera, non esiste. E non a caso poi abbiamo storture anche dal punto di vista logico, dove un P.051 si avvicina alla significatività, ma quando troviamo P.049 non diciamo che avvicina alla non significatività. Leggiamo tutto in maniera positiva, cioè bisogna trovare sostanzialmente sempre risultati positivi. Le origini invece endogene, cioè perché siamo arrivati a questo punto di mancata di riproducibilità, sono sostanzialmente il famoso publish or perish. C'è questa vignetta che riassume il comportamento diverso che può avere sostanzialmente un ricercatore contemporaneo rispetto a un ricercatore di qualche anno fa. Adesso non saprei dire se effettivamente andando a 100, 120 anni fa, 150 anni fa, per esempio alla nascita della psicologia, l'atteggiamento fosse quello di sinistra, ma sicuramente adesso è vero quello di destra, nel senso che noi cerchiamo sempre di scrivere gli articoli che siano narrativamente interessanti, che possano avere forte impatto non soltanto dal punto di vista della rivista, ma anche dal punto di vista per esempio del grande pubblico, che magari addirittura arrivino sui giornali, che abbiano una forte eco anche al di fuori della semplice comunità scientifica. Per entrare nello specifico, il publish or perish, per esempio parliamo del caso italiano, tanto per parlare di noi, visto che lo conosciamo bene, abbiamo i criteri di screening nazionale, che si basano sostanzialmente su tre indici che tutti conosciamo, il numero di pubblicazioni, per esempio, e due indici di tipo citazionale, l'H-index pesato in un qualche modo, X, e il numero complessivo di citazioni. Ecco, offrire al ricercatore delle metriche di questo tipo vuol dire suggerire implicitamente, o comunque il suggerimento certamente viene colto, al ricercatore di lavorare nel senso di soddisfare queste metriche. E quindi se per diventare, supponiamo, ricercatore o associato ordinario ho bisogno di tot pubblicazioni, tento di raggiungere le tot pubblicazioni. Adesso vi faccio vedere due casi, due cose abbastanza interessanti. Questo è molto recente. Non a caso, appunto, in Italia, questo è un editoriale di Nature di non mi ricordo quanto tempo fa, comunque molto recente, dove si mostra che il numero di autocitazioni in Italia è aumentato dall'introduzione dei criteri di screening nazionale. Quindi ci citiamo di più. Adesso ve ne faccio vedere uno un po' più, un caso un po' più carino.
Questo non è un caso psicologico, questo è preso da Scopus, è un ricercatore italiano, quindi non è un nostro collega. Vedete che praticamente raccoglie una, due, tre, la tabella di sinistra, tre, quattro citazioni nell'arco della sua carriera, poi a un certo punto è un boom nel 2013 e passa a 131, 78, 98, 91, eccetera, eccetera. Il suo indice citazionale, vedete nel grafico di destra, schizza in maniera fortissima e riesce a raccogliere un H-index di 15. In grossa parte è dovuto a autocitazioni, va bene. Però non è che in questo caso la nostra persona X, che è una persona fisica vera, ha ottenuto una pubblicazione che magari ha raccolto tantissime citazioni. Ne ha prodotte molte. È stata un'equipe di autori che sostanzialmente si sono messi d'accordo, hanno fatto cartello per aumentare vicendevolmente le citazioni. Tra l'altro questa persona è riuscita così a entrare nel panel dei valutatori nazionali così facendo sostanzialmente è anche riuscito a selezionare chi voleva lui nei processi di selezione, va bene? Cioè non andava per accedere a un posto, lui il posto ce l'aveva già, ha selezionato chi poi sarebbe venuto sostanzialmente. Negli ultimi anni appunto si parla molto di open science, al di là dell'open access che secondo me è un concetto che abbiamo già superato, abbiamo già assimilato le riviste aperte, il fatto che non ci siano più gli editori tradizionali eccetera eccetera, la cosa interessante è appunto questo open science. Open science, anche se c'è appunto questo aggettivo open, si riferisce a quel cappello di iniziative metodologiche, procedurali eccetera eccetera, che sono pensate per migliorare soprattutto le strutture dovute alle cattive pratiche di ricerca. C'è anche una certa componente, se volete, politica di tutto quanto, tipo come debbano essere valutati i curriculum, però su questo non entrerò. Molti dei suggerimenti, sono molti di più in realtà, io seguo molto ultimamente Twitter, che è sostanzialmente la vetrina delle nuove proposte, dove c'è una nuova proposta si vede prima lì che non sui giornali da un'altra parte. Queste sono le cose che più frequentemente vengono rimbalzate, la condivisione di dati, script e materiali, la replica diretta di esperimenti viene spesso suggerita per ovviare a questi problemi di replicabilità, esperimenti multilaboratorio o esperimenti grandi, con N molto grandi, cambiare approccio di tipo statistico, spostarsi per esempio sulle statistiche di tipo bayesiano, e poi la preregistrazione e il registro di reports. Vabbè, ormai sulla condivisione dei dati, secondo me, questa è già passata, questo è già passato, nel senso che noi adesso molto spesso, per esempio su Plus One, quando voi fate l'upload del vostro manoscritto, vi si chiede anche l'upload dei vostri dati. Quindi questo, secondo me, è un dato già acquisito. Ma molto spesso, e più frequentemente secondo me in futuro, si chiederà anche di allegare script di analisi dei dati, quindi di allegare, che ne so, il vostro script R, oppure lo script che avete utilizzato per girare quello specifico esperimento, il software che avete utilizzato, i materiali, foto, audio, parole, insomma, allegare alla pubblicazione tutto quanto è servito per crearla, quanto possibile ovviamente. Questo è un caso abbastanza, mi dispiace che la foto si veda poco, questo è il convegno Psyconomic di Amsterdam di un mese fa, e vedete una delle nuove esperienze verso cui ci stiamo avviando. Questo è un esperimento multilaboratorio, per esempio. In questo caso si sta cercando di arrivare a replicare un esperimento molto critico, sempre di BEM, del 2011, dove sostanzialmente BEM riusciva a dimostrare che era possibile che una cosa che non avevo ancora visto influenzasse il comportamento che ho adesso. Va bene? Una sorta di premonizione del futuro, se volete. E in questo caso è molto interessante perché si vuole arrivare a raccogliere 3.000 soggetti per un esperimento di laboratorio in un'equipe che sarà fatta alla fine da una ventina di laboratori che condivideranno tutti gli stessi materiali in un esperimento che è stato progettato, ideato e già messo nero su bianco per buona parte da un multi-team di non mi ricordo quante unità.
Comunque stiamo parlando di numeri grandi che se ve li avessi raccontati 20 anni fa o 15 anni fa mi avreste detto non esiste, non c'è questa cosa. È un approccio che avevano i fisici, che hanno i fisici per esempio. Noi criticavamo spesso i fisici quando vedevamo questi lavori a 1000 autori. Probabilmente secondo me lo faremo anche noi, lo stiamo già facendo. La preregistrazione, suggerita da molti. Il fatto di scrivere su un documento prima di una ricerca tutto quanto si ha intenzione di fare, in una maniera abbastanza dettagliata. Sicuramente, per esempio, includendo le ipotesi specificate in maniera chiara di quello che si vuole fare, come si realizzerà la ricerca, magari allegando anche lo script che sarà utilizzato per fare l'esperimento, come si analizzeranno i dati, specificando nel dettaglio quando più possibile cosa si farà, e così via. Quindi dire prima, dire in anticipo, prima di raccogliere i dati, che cosa si ha intenzione di fare. E la preregistrazione sta prendendo piede, a mio avviso per il momento manca ancora un formato standard, forse sarà anche difficile da fare. Ci sono le preregistrazioni esistenti, sono o sul sito di Open Science oppure c'è As Predicted, giusto? Che offrono, diciamo, un supporto per scrivere queste preregistrazioni. Un approccio ancora più innovativo è quello proposto, credo originariamente da Chris Chambers, a questo punto, però non sono sicurissimo, dei registered reports, dove la revisione, il processo di revisione viene anticipato alla raccolta dati. Quindi prima discuto il piano di ricerca con i revisori, con l'editor e dico ok, voglio fare questo, voglio fare quell'altro, voglio fare così, voglio fare quella. Ci sono tutti i vari interventi dei revisori e solo nel momento in cui si raggiunge un accordo, c'è l'ok da parte della rivista, si comincia a raccogliere i dati. A noi piace molto ricordare che dopo i risultati vengono pubblicati prima, cioè nonostante, scusate, il risultato sia nullo oppure positivo, ma ciò che è importante, che secondo me è questa anticipazione della peer review, che sostanzialmente solleva di importanza i risultati ottenuti della ricerca e li porta invece sul metodo della ricerca. È importante che si discuta come fare la ricerca, non che cosa trovi. Allora, e qui vedete che ormai il numero di giornali, questo di qualche giorno fa, 1 maggio, adesso in realtà Chris Chambers ha raccolto un altro paio di adesioni, Chris Chambers è arrivato a raccogliere 105 adesioni di giornali che propongono anche i registered reports come forma di pubblicazione. Il numero è destinato presto ad aumentare. Io stesso adesso per esempio ho proposto a alcune riviste del mio particolare campo di proporre questo tipo di formato come pubblicazione possibile. Comunque è una lista assolutamente in crescita, tra l'altro una crescita abbastanza veloce negli ultimi tempi. Alcune società hanno anche già interiorizzato questi processi. Questa è l'APS, che forse è la società più dinamica che esiste al mondo per quanto riguarda la psicologia, almeno di solito tende sempre a essere un po' a cavallo delle ultime tendenze, e almeno per quanto riguarda Psychological Science, non mi ricordo per le altre riviste APS, ora, quando mandate un articolo, se avete preregistrato, se rendete disponibili i dati, se rendete disponibili anche i materiali della ricerca, APS correda la vostra pubblicazione con delle sorte di medaglie, diciamo, loro li chiamano badge, che in qualche modo fungono da bollino di garanzia del fatto che la ricerca segue certi crismi ed è fatta in un certo modo. Ho visto anche ieri un team di Padova ha pubblicato su Psychological Science un lavoro, e appunto questo nuovo lavoro riportava il fatto che il lavoro era corredato da dati, cosa comunque secondo me ormai già ben superata e interiorizzata, ma soprattutto corredato dai materiali utilizzati per ottenere il lavoro. In quel caso non c'era preregistrazione, per esempio. Allora, sono giusto? Ok. Beh, allora, visto che sono giusto, vi aggiungo l'unica slide del passato. Qua siamo nel 1913
C'è la prima grande crisi metodologica della psicologia, sostanzialmente. Questo è l'articolo di Watson dove propone l'approccio di tipo comportamentista, e anche quella volta si cade, gli psicologi cadono sul metodo, a partire da Wundt fino a Watson, Titchener soprattutto, si usa l'introspezione come metodo di indagine della psiche, quindi una consultazione dei contenuti mentali di una persona. In realtà non ho mai trovato dei resoconti, sarebbe bello avere una registrazione di un'introspezione, però non ce l'ho. Watson dice, no, così facendo non andiamo avanti, abbiamo bisogno di dati oggettivi, bisogna muoversi in là, quindi io dell'introspezione non me ne faccio niente, la butto via. E in effetti dopo l'abbiamo buttata via, a parte che per un po' di cose qua e là. Anche in questo periodo, anche se la faccenda è decisamente più grande, più complessa, siamo molti più ricercatori, la scienza psicologica si è molto ingrandita e così via, cadiamo da un punto di vista metodologico. La critica che poneva Watson era una critica appunto di tipo metodologico: come posso assicurarmi che i contenuti riportati verbalmente siano fedeli rispetto al percetto o ai contenuti di coscienza? Adesso ci siamo mossi su un livello più elevato, per fortuna anche, però cadiamo ancora come psicologi da un punto di vista metodologico.